20 anni di moto.it, 20 anni quanti di carriera? Ah, più o meno 21 forse, quindi siamo nati e cresciuti insieme. Quindi un bilancio di questi 20 anni di moto, e come sarà una regata di moto fra 20 anni secondo te? Allora, bilancio di questi 20 anni molto positivo, e sono molto contento perché ho vinto tanto e soprattutto mi sono sempre divertito, quindi bello, quindi questi 20 anni sono andati bene. E allora, fra 20 anni sono tanti, penso di non poter correre più fra 20 anni, credo. C'è gente che già da 20 anni ti dice che adesso smetti. Esatto, quindi lasciamoci, diciamo no, a prescindere. Non lo so, io personalmente spero che fra 20 anni si corra ancora con i motori con la benzina. Ma c'è la possibilità secondo te, o perché secondo me inizieranno le macchine e probabilmente dopo un po' di anni lo faranno anche le moto, e quindi una cosa molto positiva per magari per salvare il mondo, però le gare devono essere con la benzina, con le moto che fanno il rumore, ecco. Il grande passaggio epocale che si è vissuto negli ultimi 20 anni e che credo caratterizzerà anche i prossimi 20 è quello legato alla sicurezza attiva. Tanto è stato fatto con l'introduzione dell'ABS, tanto è stato fatto con l'introduzione del controllo di trazione, e credo che andando avanti molti dei dispositivi di sicurezza che oggi sulle automobili chiamiamo ADAS si diffonderanno sempre di più sulle motociclette, perché di fondo l'unico modo per diminuire davvero gli incidenti stradali è quello di puntare sulla sicurezza attiva del mezzo che si guida. Secondo me in questi ultimi 20 anni l'evoluzione di tutti i mezzi di trasporto hanno spinto soprattutto il fatto della leggerezza. Leggerezza che ha due significati: uno che è quello di consumare meno significa inquinare anche meno, perché vuol dire meno emissioni del CO2, che oggi è uno dei trend che sono forzatamente spinti a livello non solo nazionale ma soprattutto a livello europeo, e secondo proprio quello di avere delle prestazioni maggiori, proprio perché le potenze sono aumentate, nello stesso tempo sono diminuiti i pesi, e quindi il fatto che le potenze siano maggiorate fortunatamente hanno bisogno anche di migliori freni. Francamente, proprio da metalmeccanico, il pensare a una moto o a un'auto, magari in un Gran Premio che passa e che non fa rumore, secondo me il 70% dell'emozione viene un pochettino persa, però troveremo il modo di farci piacere anche queste cose, perché l'evoluzione è difficile, si può un po' rallentare ma è difficile fermare. Non potrei essere più d'accordo. Guarda, nelle automobili non c'è nessun costruttore che potrà fare a meno di vendere automobili elettriche per riuscire a soddisfare i limiti delle emissioni del 2020. Probabilmente anche nelle motociclette si diffonderà il motore elettrico, ma quando si parla di passione il motore a scoppio non riesce a essere soppiantato. Possiamo inventarci qualunque software, come esistono oggi sulle automobili, per ricreare artificialmente il rumore, il suono del motore, ma non c'è nulla di meglio del motore vero. Quindi per uno che ha a casa sua anche il frullatore allo scarico aperto, faccio un po' fatica a immaginarmi in questo mondo dell'elettrico. È un mondo, quello dell'automobile, e credo che la motocicletta seguirà molto presto, che si sta sempre più polarizzando. Da una parte gli appassionati del prodotto, che hanno a cuore lo sviluppo di certi marchi eccetera, e dall'altro chi usa l'oggetto come una commodity semplicemente per spostarsi dal punto A al punto B. Beh, 20 anni è un periodo molto lungo certamente, e quindi quando uno si ferma a riflettere, oggi siamo nel 2017, con la mente si torna indietro al 1997, certamente sono cambiate moltissime cose, ma anche credo alcune sono rimaste dei capisaldi. In generale nella moto credo che sia cambiato molto il livello di sicurezza, certamente la sicurezza attiva delle moto di oggi è straordinariamente superiore. Non è cambiato per niente, secondo me, la passione e il fatto che una moto più leggera di un'altra è più divertente da usare, quindi la fisica
non cambia. Quando è caldo è caldo, quando è freddo è freddo. Le cose che rendono felice l'uomo non sono cambiate. Guarda, Ducati ha alcuni pilastri, no? All'interno del quale noi ci muoviamo. Quindi i nostri valori sono guidati dal design, dalla ricercatezza costruttiva e dalle prestazioni. Quindi una volta soddisfatti questi equilibri, un prodotto può a buon diritto essere definito un prodotto Ducati. Quindi noi non abbiamo, non siamo posti dei limiti a quello che la Ducati potrà essere fra 10 anni. Hai visto che quando abbiamo festeggiato i nostri primi 100 anni, a proposito di compleanno, abbiamo presentato una moto che in realtà ha diverse soluzioni tecniche, quindi prevede che non si cada, quindi non, si prevede che non ci sarà l'uso del casco, ed è una moto elettrica. Adesso abbiamo presentato il cosiddetto Concept Link per la prima volta a Villa d'Este, che è uno scooter elettrico. Noi abbiamo già il primo scooterone elettrico, quindi fa parte della strategia del futuro. In termini di piacere di guida, tu sai che lo scooter elettrico fa 0,50 in 2 secondi 8, quindi in realtà salva il pianeta, lasciami dire così, però salva il pianeta in maniera molto smart. Poi ci saranno ibridazioni, perché oggi onestamente fra l'utilizzo di una mountain bike a pedalata assistita e l'utilizzo di una moto enduro, non voglio dire una bestemmia, ma da un punto di vista sportivo e delle emozioni ci sono dei punti di contatto. Allora quanto saremo bravi anche noi case a non guardare solo, voglio dire, il prodotto, ma quello che si può offrire a una persona. È difficile dire oggi, è probabilmente impossibile, a che livello la guida autonoma della moto arriverà, però dovrà avere la capacità sulla strada di, insomma, integrarsi e comunicare con le auto. Sì, nell'ambito dei grossi agglomerati urbani, una mobilità molto connessa, molto condivisa, molto elettrificata, e in alcuni casi, parlo delle quattro ruote, anche automatizzate. Non dimentichiamoci che la connettività è un argomento molto complesso che coinvolge molti attori. Noi siamo il partner tecnologico, direi che la tecnologia esiste. Partiamo dai sensori veri e propri, di cui siamo grandi produttori, per arrivare al software, per arrivare ai servizi. Abbiamo anche aperto un cloud Bosch per la gestione di tutti i dati. Quindi siamo in grado di offrire delle soluzioni, diciamo, complete, però ci sono gli aspetti normativi, ci sono gli aspetti assicurativi, di responsabilità civile, ci sono le infrastrutture, quindi le strade, e quello che deve in qualche modo darci informazioni dall'altra parte, che anche quello deve essere all'altezza della situazione. Quello che sta cambiando è, non è più la prestazione assoluta del pneumatico importante. Una volta si parlava del grip, della stabilità in inserimento, della stabilità in frenata, sono tutti ovviamente parametri importantissimi, però il pneumatico deve poter dialogare con la motocicletta, con i sistemi elettronici della motocicletta. Esatto. Il mondo della sensoristica, secondo me, sarà veramente il mondo che ci stupirà, anche perché ci sarà un concetto di sicurezza condivisa in qualche modo. Questo è quello che vedo io nel momento in cui il pneumatico sarà in grado di dare informazioni al veicolo, sarà però in grado di dare informazioni ad altri motociclisti. Il concetto della rete, quindi, certo. Se io passo in un tratto di strada che in quel giorno è effettivamente critico, sì, questa informazione, perché devo tenermela, la condivido. Quindi secondo me il futuro, neanche tantissimo lontano, sarà il sensore all'interno del pneumatico, che permetterà di ottimizzare i sistemi di controllo, ma permetterà anche di creare una mole di dati tale da informare tutti gli utenti di quelle che sono le condizioni reali disponibili in quel momento.